i pasticciotti presentano la tensione superficiale dell'acqua. Quelle che vedi nel disegno sono molecole, ossia particelle, di acqua. Le molecole poste all'interno si attraggono tra loro in modo abbastanza uniforme e in tutte le direzioni. Le molecole poste in superficie, invece, sono attratte solo dalle molecole che hanno di fianco e da quelle che sono in basso. Sulla superficie dell'acqua, quindi, le molecole si avvicinano tra loro formando una specie di sottile pellicola elastica. La forza che produce questo fenomeno è detta tensione superficiale. Ed è proprio la tensione superficiale che conferisce alle gocce d'acqua quella caratteristica forma tondeggiante. Ma la tensione superficiale ha anche un'altra funzione. Dovete sapere, infatti, che in natura ci sono degli insetti, chiamati gerridi, che usano la tensione superficiale dell'acqua per galleggiare. In questo modo, essi possono camminare sulla superficie di fiumi, stagni e laghi senza sprofondare. Per questo sono detti anche insetti pattinatori. Ma andiamo a verificare con un esperimento l'esistenza di questa tensione superficiale. Ti servono solo dei piattini, dell'acqua, delle spezie come origano o pepe e del sapone da piatti. Versiamo dell'acqua nei piattini. Quindi distribuiamo un po' di spezie qua e là. Come vedi, le spezie galleggiano sull'acqua perché le molecole d'acqua che stanno in superficie si dispongono in maniera ordinata sul cosiddetto pelo dell'acqua, formando una sorta di rete o pellicola. Questa membrana è capace di sostenere le spezie, che quindi galleggiano servendosi appunto di questa rete di molecole. E ora vediamo cosa succede se nell'acqua facciamo entrare del sapone. Il sapone rompe la tensione superficiale formata dalle molecole di acqua, che si distanziano tra loro per fare spazio alla molecola di sapone che è molto lunga. Di conseguenza, le spezie si dispongono ai bordi del piatto. Se si pensa al pelo dell'acqua come una membrana, una rete o una pellicola, il detersivo è come una forbice che fa un buco e la taglia. Abbiamo dunque scoperto cos'è la tensione superficiale dell'acqua e cosa può comprometterla. Ma cosa ci insegna anche questo esperimento? Cosa succede se si scaricano nei corsi d'acqua i detersivi? Gli insetti, che usano la tensione superficiale dell'acqua per galleggiare, non riescono più a stare a galla, perché, come abbiamo visto, il sapone rompe la tensione superficiale. Di conseguenza, essi affondano e muoiono. E gli animali che se ne cibano, come ad esempio le rane, vengono private del loro nutrimento, compromettendo a loro volta l'intera catena alimentare e impoverendo l'ecosistema. Quando usate sapone e detersivi, quindi, non esagerate con le quantità. Tutto chiaro? Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.